Voglio ricordare che la prossima volta abbiamo un'interrogazione. È chiaro a tutti? Va bene? Se, sì, l'ho già detto da un... È la stessa cosa. Allora, quindi, se c'è qualche cosa che dovete chiedermi, abbiamo visto i meccanismi di reazione, giusto? E le caratteristiche dei meccanismi di reazione. In teoria dovrei aver finito, va bene? Faccio una piccola appendice su cosa? Sugli alcoli. Gli alcoli li vedremo subito dopo l'interrogazione nel modo classico. Nel modo classico che cosa vuol dire? Premessa, la solita storia, proprietà fisiche, sintesi, reattività. È chiaro o no? Io adesso introduco la reattività perché? Perché almeno cominciamo a inquadrare bene la reattività e cominciamo a capire che molta reattività degli alcoli è simile a quella degli alogenuri alchidrici che stiamo facendo. È chiaro? Benissimo. Allora, sentiamo. Ma quelli che vi ho dato bastano, avanzano, comunque ve li darò su Classroom, ve li metto su YouTube, da qualche parte ve li metto. Ok, se ci sono. Benissimo, se li trovo. Allora, vediamo brevemente che cosa. La reattività degli alcoli. Gli alcoli, lo sappiamo bene, sono caratterizzati dall'avere il gruppo H. Va bene? Chiaro a tutti? Nella reazione degli alcoli abbiamo essenzialmente due possibilità: rottura del legame ossigeno-idrogeno oppure rottura del legame carbonio-ossigeno. Va bene? Qui è mostrata la prima possibilità. Nella prima possibilità, rottura del legame ossigeno-idrogeno, voi che cosa potete vedere? Potete vedere che in pratica l'alcol, secondo questo schema, come si comporterebbe da acido, giusto? Ma è un acido estremamente debole. Gli alcolati, infatti, vedete che qui non avete una base tipo NaOH, idrossido di potassio, un qualsiasi idrossido. Un idrossido non ha la forza per strappare per gli OH-, in pratica, liberati dagli OH-, liberati dall'idrossido, non hanno la capacità di strappare questo idrogeno, è troppo debole l'acido. Capito bene o no? Ci vuole una base molto forte, tipo sodio o idruro di sodio. Ed è una reazione mista, se vogliamo. Tutte le reazioni organiche sono miste, perché tutte le reazioni hanno quasi sempre una variazione del numero di ossidazione e un altro effetto. E allora tutte le reazioni dovrebbero essere chiamate reazioni di ossidoriduzione, solo che certe volte privilegio una caratteristica piuttosto che l'altra. Questa è una reazione, queste due sono reazioni di ossidoriduzione, lo vedete benissimo. È chiaro sì o no? Qui che cosa avete? Il sodio che si riduce, l'idrogeno, il sodio che si ossida, scusate, e l'idrogeno che si riduce. Qui si riduce questo idrogeno e qui si ossida questo idrogeno. Questa è una dismutazione dell'idrogeno. Giusto sì o no? Però, anche se sono due reazioni di ossidoriduzione, che cosa evidenzio adesso? Il fatto che attraverso questa ossidoriduzione io riesco a strappare questo idrogeno. Quindi si potrebbe definire una reazione anche acido-base, se volete, perché io faccio sì che questo acido salifico tra virgolette questo alcol. Avete capito bene o no? Sì o no? Qui sotto invece avete una reazione, l'avete vista in laboratorio. Avete una reazione che viene, anche questa è una reazione di ossidazione, giusto? E qui viene proprio chiamata ossidazione. Perché viene chiamata così? Quando è che di solito, perché stavolta che cosa si usa? Quello che avete usato in laboratorio? Degli ossidanti classici. Tipicamente, se io prendo un alcol, l'avete fatto, no? E aggiungete il permanganato, che cosa si può ottenere? L'acido. È chiaro, sì o no? Perché qui non è stato scritto l'agente ossidante. L'agente ossidante non è stato scritto perché, come avete visto in laboratorio, io posso ossidare l'alcol a aldeide, è chiaro, e poi posso fare il passaggio successivo a
acido. È chiaro o no? Questa non è proprio una reazione di salificazione, perché vedete che è vero che tolgo questo idrogeno, ma qui che cosa faccio? Non introduco una carica negativa. Qui che cosa obbligo? Togliendo questo idrogeno e togliendo questi due idrogeni, obbligo a formare qua il secondo legame. Però vedete che anche se non si rompe solo questo, quello che si rompe è un legame ossigeno-idrogeno. Avete capito bene o no? Questo è il motivo per cui questa reazione non rientra in questo tipo di, in questa classificazione. Avete capito bene o no? Se prendo un ossidante ad elante pedro con iudicio, come direbbe Zitti, chi era quello? Ad elante pedro con iudicio, come si sposi, ad elante pedro con iudicio. Che salva, vabbè, studiatelo sui Promessi Sposi. Adelante pedo con iudicio. Stiamo zitti, evitiamo stupidaggini per piacere. Allora, adelante pedo con iudicio. Ah, stai zitto. Allora, qui che cosa avete? Se andiamo con calma. Che cosa abbiamo qua? La prima ossidazione. Se io prendo degli ossidanti normali, che cosa succede? Non mi fermo allo stadio di aldeide, ma vado direttamente all'acido. Capito bene o no? Chiaro? Benissimo. Quindi bisogna scegliere le condizioni sperimentali per non ossidare completamente l'alcol primario. Vedete benissimo qua che un alcol secondario non ha nessuna possibilità di la prima ossidazione può esserci, ma la seconda no. E se ci fosse l'alcol terziario, non c'è nessuna possibilità, perché deve andare via anche un idrogeno dal carbonio che ospita l'OH. Se l'alcol è terziario, non possiede ovviamente questo idrogeno. Chiaro a tutti o no? Quindi abbiamo visto la reattività quando stacchiamo questo idrogeno, i due tipi di reattività. Vediamo quello che a noi interessa di più come analogia per gli alogenuri alchilici, ed è questo. Voi che cosa avete? Due tipi di reazione esattamente come, gli alogenuri. Nel primo tipo avete una reazione di eliminazione, è chiaro o no? Quindi che cosa avete però? Come evidenziamo qua? Per avere la reazione di eliminazione e di sostituzione, io che cosa ho bisogno di avere? Un ottimo gruppo uscente. OH- è un pessimo gruppo uscente. La reazione in pratica non avviene mai con OH-. Chiaro? Quindi che cosa ho bisogno? Di protonare questo OH-, trasformarlo in acqua, che come vedete è un ottimo gruppo uscente. Quindi gli alcoli danno le reazioni degli alogenuri alchilici quando? Essenzialmente in ambiente acido, chiaro o no? Mentre gli alogenuri possono darlo anche in ambiente basico. Capito bene o no? Chiaro a tutti? Perfetto. Allora torniamo a noi. Se io ho un meccanismo di eliminazione e di sostituzione, che cosa c'è anche di caratteristico negli alcoli? Negli alcoli il meccanismo 1 è decisamente il più favorito. Capito bene o no? Sia che sia SN1, sia che sia E1. Ma perché è così? Vi ricordo che noi abbiamo fatto tutta una scaletta acidi, scusate, nucleofili forti, nucleofili deboli, ma la forza del nucleo, abbiamo detto che la forza del nucleofilo influenza la reattività, giusto sì o no? Che può essere uno o due, ma non è solo la forza del nucleofilo, è anche il substrato. Ovviamente, se io ho un ottimo gruppo uscente, anche i nucleofili che prima erano deboli possono entrare e scalzare senza problemi il gruppo uscente. Avete capito sì o no? Comunque, il succo è questo. Io protono l'alcol, come vedete bene qua. Se lo protono, che cosa c'ho? Posso avere a questo punto sia il meccanismo SN1 sia il meccanismo E1. Nella seconda fase, che cosa succede? Se questo va via, e questo quando è che va via? Ho detto che va via con facilità. Alcoli terziari,
e alcoli secondari. È chiaro, sì o no? Quindi gli alcoli secondari che negli alogenuri che cosa erano? Una zona borderline di confine tra il 2 e l'1 e sentivano molto l'effetto dell'ambiente, del nucleofilo, eccetera, eccetera. Chiaro? Invece negli alcoli no. Ancora il meccanismo 2 avviene, ancora con gli alcoli secondari avviene sia l'SN2 sia l'AI2. Capito bene o no? Quindi che cosa succede? Si stacca questo e in un secondo tempo, se ho l'eliminazione, va via questo idrogeno e avrò il doppio legame. È chiaro o no? Se invece ho un buon nucleofilo, si stacca l'OH ed entra, come vi stavo dicendo, il nuovo nucleofilo. Capito bene? Ho la reazione di sostituzione. Chiaro? Ci siamo? Benissimo. Qui, scusate, dovevo disegnarne due. Qui è stato corretto disegnarne due. Perché due? Qui che cosa rappresenta? La situazione solo con l'alcol primario. Solo con l'alcol primario che meccanismo abbiamo? Qui è una sostituzione SN1, giusto? Qui ho un alcol terziario, potevo anche fare quello secondario. Secondario, terziario, qui va bene. Che meccanismo ho? Vedete, formazione del carbocatione e poi in un secondo tempo entra il nucleofilo e la reazione di sostituzione. Avete capito bene o no? Ci siamo tutti? Ok? Benissimo. Allora, vediamo adesso qualche ulteriore dettaglio di questo. Abbiamo. Quindi questi sono dettagli che abbiamo visto, la forza del. Vediamo, vi ricordo, non vi fa male ripassare tutte le cose che può fare un carbocatione, giusto o no? Perché vi dico questo? Perché voi avete visto con gli alogenuri, quando ho il meccanismo 1 che si formano il carbocatione, l'abbiamo visto anche con gli alcoli, giusto? Ma vi ricordo quando è che si ottengono anche i carbocationi? Mediante, per esempio, un'addizione elettrofila un alchene in ambiente acido, giusto o no? Siamo d'accordo tutti? Allora, ricapitoliamo. Quando io ho il carbocatione che può essere ottenuto anche da un alchene, che cosa posso fare? Espellere un idrogenione, giusto? Per ottenere un alchene, ma questa che cosa è? La reazione di eliminazione. Posso avere un combinarsi con un ione negativo, cioè un nucleofilo, quasi sempre, ma anche neutro, comunque una molecola più grossa, scusate, e questa che cosa sarà? Una reazione di sostituzione, giusto o no? Poi queste due cose sono tipiche degli alcheni. Quello che abbiamo visto l'anno scorso, che vorrei ricordare, qual è? Che tutte le volte che c'è un meccanismo E1 e quindi c'è un carbocatione, c'è una possibilità. La possibilità è di una trasposizione. Capito bene o no? Vi ricordo che la trasposizione di che cosa può essere? Solo con uno ione metile, ione meno, un gruppo metile si può trasporre, oppure uno ione iduro, cioè H-. Sono le due uniche specie che si possono trasporre. Onestamente ho letto anche da qualche altra parte che c'era un gruppo arilico, ma non ho molta fiducia nel testo in cui c'era scritto e non c'era riportato nessun esempio. Quindi per noi solo i metili e solo gli iduri si possono trasporre. Capito bene o no? Sotto vi ho mostrato qua gli esempi della trasposizione. Vedete? Qui che cosa ho? Un carbocatione secondario. Lo vedete bene o no? Se questo CH3- si sposta e va a finire qua, che cosa ottengo? Un carbocatione terziario che è decisamente più stabile. Lo scopo è questo. Questa reazione avviene sempre. No, il guaio qual è? Che la reazione non è regio specifica. Un po' avviene, un po' non avviene. Quindi se io desidero avere un carbocatione ben preciso, è una fregatura, perché in pratica che cosa ottengo? Tutte e due i carbocationi che possono a loro volta reagire. Capito bene o no? Se invece lo vedete bene qua, che cosa vedete qua?
il trasporto invece che di un gruppo metilico, di un gruppo di un idruro H-. E abbiamo questo carbocatione di questo tipo. Capito bene tutti o no? Ci siamo? Benissimo. Allora, se abbiamo capito questo, adesso possiamo introdurre la reattività vera e propria. Stiamo cominciando a vedere la sostituzione. Vi ricordo che questa è una scala dell'acidità. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Notate, qui non c'è messa la kappa, ma c'è messa la pKa. Capito bene o no? Che cosa vuol dire che la kappa dell'acido cloridrico quanto sarà? Se questo è pKa meno logaritmo, che cosa devo prendere questo esponente e cambiargli di segno? Giusto o no? E dopo che l'ho cambiato di segno, metterlo come esponente del 10, giusto? Vedete che l'HCl ha una kappa 10 alla settima, è un acido molto forte, lo usiamo sempre in laboratorio come acido forte. È chiaro? Quindi vedete bene la scaletta della forza degli acidi. Ve l'avevo detto, state attenti, questo è classificato chimicamente come acido debole, ma nella realtà è estremamente corrosivo. È l'unico acido che io abbia usato che non poteva essere tenuto dentro il vetro perché lo scioglie. Chiaro? Benissimo. Allora, una volta che abbiamo analizzato questo l'avete visto in laboratorio. Avete, anzi no, voi avete solo usato, non avete visto questo. La velocità di reazione cresce in questo modo e quindi che mettendo assieme questa scaletta e questa scaletta qua sotto, che cosa possiamo dire? Che la reattività degli alcoli aumenta a parità di alcol, aumenta con la forza dell'acido e dà la reazione di sostituzione. Capito bene o no? In laboratorio voi che cosa avete usato? HCl, no? Sì o no? Sapete cosa fate in laboratorio? Avete fatto la reazione di sostituzione con l'HCl. A questo punto voi avete, se teniamo fisso l'HCl come è stato in laboratorio, voi avete la reazione di sostituzione. Meccanismo E1 per secondario, scusate, SN1 per secondario e terziario, e vedete bene che terziario libera facilmente il gruppo H, va bene o no? Quindi automaticamente che cosa, la reazione l'avete visto, avviene a temperatura ambiente. Questo era solubile nell'acqua, questo non è solubile nella soluzione acquosa, e infatti appena avete messo l'HCl, che cosa avevate? Intorbidamento, perché questo non si scioglie nell'acqua. Chiaro o no? Sì o no? Questo reagisce, ma reagisce con più fatica. Avete bisogno di un catalizzatore. Questo reagisce col catalizzatore, in più avete bisogno della temperatura. Quindi vedete bene che il terziario reagisce meglio e il primario reagisce in modo peggiore. Qui avete la classica reazione SN2. Protonazione, che negli alogenuri non c'è, va bene? Uscita del gruppo SN2, quindi questo è soprattutto per il primario, questo esce contemporaneamente a qual fatto che il nucleofilo stia entrando. Unico stadio, la reazione avviene in un unico stadio. Chiaro? Invece nel meccanismo SN1 lo vedete bene, anche qui protonazione, ma stavolta se ne va via il gruppo, l'acqua se ne va via per conto suo senza aspettare il nucleofilo, arriva il nucleofilo, si forma il carbocatione, arriva il nucleofilo e avete la reazione di sostituzione che si è verificata. Chiaro a tutti o no? Sì o no? Spero. Andiamo avanti. Se qui avete invece questo che cosa avete? Meccanismo di, invece che sostituzione, meccanismo di eliminazione. Allora, vedete bene che per favorire l'eliminazione rispetto alla sostituzione, prima di tutto prendo l'acido solforico. L'acido solforico, che per avere la reazione di eliminazione, perché metto l'acido solforico? Perché prima di tutto ho bisogno degli ioni H+ per staccare il gruppo H, giusto o no? Scusate, per trasformare OH come prima in un buon gruppo uscente, ma in pratica SO4 non è che agisca, lo metto in soluzione.
Per avere una reazione di eliminazione, che cosa ho bisogno? Di una base. Capito bene o no? E da dove arriva la base? Diciamo che uso una base estremamente debole, cioè la molecola dell'acqua. Questo è in soluzione. Quindi ricapitoliamo. H2S e O4 e la temperatura elevata fanno sì che questo qui si stacchi facilmente. C'ho l'acqua, che è una base debole, molto debole, ma c'è la temperatura che aiuta e io ho la reazione di eliminazione, esattamente come prima. Esattamente come prima, qui che cosa c'ho? Meccanismo E1, meccanismo E1 ma con più difficoltà, qui che cosa avrò? Meccanismo E2. Avete capito bene o no? Sì o no? Ok? Benissimo. Poi, naturalmente con l'acido, quando faremo la trattazione con... Scusate, vera e propria degli alcoli, vedremo che c'è anche un'altra possibilità. Capito bene o no? Benissimo. Allora, qui avete il meccanismo, vedete la reazione descritta esplicitamente, protonazione, carbocatione. Qui che cosa avete? La perdita, e avete la formazione del doppio legame. Naturalmente, vi ricordo che sia qui, ovviamente, il meccanismo E1CB. Ha senso parlare del meccanismo E1CB? Quando è che si realizzava il meccanismo E1CB? Quando io avevo soprattutto il fluoro. Fluoro che cosa vuol dire? Pessimo gruppo uscente. Qui, se guardassi lo H, non è neanche un gruppo uscente. Lo protono diventa un ottimo gruppo uscente, quindi il meccanismo E1CB lo posso lasciare perdere tranquillamente. Capito bene o no? Vi ricordo che tutte le regole che abbiamo visto, che riguardano l'isomeria, valgono anche per gli alcoli. Cosa vuol dire? Che se c'è il meccanismo SN2, che cosa si realizza? Inversione di configurazione se il centro fosse 8. Se il centro fosse otticamente attivo, va bene o no? Chiaro? Se invece se non è otticamente attivo, avviene la sostituzione senza tanti problemi, ok? Laggiù in fondo c'è una signorina che sta usando il cellulare e io glielo toglierei. No, no, togliamo l'astuccio. Ops, togliendo l'astuccio. No, non c'è. Mi sono sbagliato, ma ucci ucci sento odor di telefono fonucci. Allora, stavo dicendo, quindi noi abbiamo, se noi abbiamo la sostituzione nucleofila, se c'è la possibilità, che cosa avremo? SN2 inversione di configurazione, giusto o no? Con l'SN1 miscela racemica. Se invece io ho la formazione del doppio legame, che cosa conta? La regola di Zaitsev, dove si forma il doppio legame sia nel meccanismo E1 sia nel meccanismo E2 sia per gli alcoli sia per gli alogenuri, dove va a finire in mezzo. È chiaro sì o no? E non sul bordo. Chi più ha più avrà è Markovnikov. Nella eliminazione la stessa regola, ma trasformata, chi meno ha meno avrà. Capito bene o no? Zaitsev, ve lo ricordo. Qui che cosa vedete? Il meccanismo E2, vedete che dopo che si è formato il meccanismo E2, dov'è che avviene preferenzialmente la formazione del doppio legame in mezzo. Capito bene o no? Qui se avessi avuto un alogenuro sarebbe stata la stessa cosa. Naturalmente non è una reazione regio-specifica al 100%, ma è abbastanza regio-specifica. Vedete che qui si ottiene l'80%, il 5%, e domanda il 15% che cosa saranno? Potrebbero essere prodotti di sostituzione con solfati, impurezze, cose di questo genere. Capito bene o no? Chiaro? Benissimo. Allora, se abbiamo capito bene questo, questo è un grafico interessante che riguarda il meccanismo, che se avete due gobbe, che meccanismo è questo? Inevitabilmente, sempre assolutamente, brava, perfino da... Qual è il postaccio dove abiti? Costiglione. Va bene, lo dice a bassa voce, ha ragione a dirlo. Se perfino il meccanismo, se avete due massimi, sarà un meccanismo 1, giusto o no?
E allora una considerazione che forse è di chimica fisica, che forse non vi avevo abbastanza sviluppato. Discuterla sulla forma matematica della velocità, ho detto la forma esatta, non è proprio una cosa facile. Che approssimazione si usa? Reazione collo di bottiglia. La velocità in pratica viene determinata dallo stadio più lento, giusto? Il secondo stadio conta, sì, ma determina la distribuzione dei prodotti. Nel senso che vedete bene che il secondo stadio fa sì che l'alchene più sostituito, cioè la regola di Zaitsev, venga seguita invece dell'alchene meno sostituito. Capito bene o no? Avete capito bene questo grafico? Questo determina la velocità, questo determina la distribuzione dei prodotti. Capito? Benissimo. A questo punto vi ricordo che le trasposizioni possono avvenirsi. Prima abbiamo visto la trasposizione e la formazione di un carbocatione, giusto? Dopo che si era formato il carbocatione, si poteva arrivare al nucleofilo e io avevo due reazioni di sostituzione differenti. Ma le trasposizioni possono avvenire anche con la reazione di eliminazione, se si forma il carbocatione, tutte le volte che si forma un carbocatione c'è questa possibilità, vedete bene. Qui è un carbonio terziario, questo si stacca, va bene? Scusate, questo è secondario, questo H si stacca, si forma il carbocatione, CH3 migra. Se migra da questa parte, il doppio legame verrà messo in questo modo. È chiaro, sì o no? Avete capito bene? Se invece io avessi questa molecola, anche qui secondario, migra lo ione H- e vedete che io ottengo lo stesso doppio legame che io non avrei potuto avere se io non avessi avuto la trasposizione. Capito bene o no? Chiaro? Quindi avete visto la trasposizione che cambia il prodotto quando avete la sostituzione nucleofila e la trasposizione che cambia il prodotto quando avete la reazione di eliminazione. Questa è una tipica domanda che io potrei darvi. Capito bene o no? Il problema, come vi ho detto, con le trasposizioni, però, cosa c'è? Che non è che tutte queste, che la reazione sia regiospecifica. Un po' si traspone, un po' il composto sia sopra che sotto, un po' c'è la trasposizione, un po' non c'è. Quindi, se io voglio un prodotto ben preciso, io mi trovo ad avere una fregatura. Avete capito bene o no? Perché mi ritrovo ad avere una miscela di composti. Una miscela di alcheni e o di, mettiamolo via, chiaro? Quindi, stavo dicendo, quindi abbiamo visto, con gli alcoli io direi che ho finito la discussione. Mi sembrava giusto infilare gli alcoli perché avete visto che in pratica voi che cosa avete rispetto agli alogenuri? Solo, primo, l'obbligo della protonazione dell'ambiente acido, giusto sì o no? Secondo, rispetto agli alogenuri, il fatto che il meccanismo 1 avvenga con più frequenza, sia la eliminazione sia la sostituzione nucleofila. Capito bene o no? Perché avviene con più frequenza? Perché io ho trasformato l'alcol un alcol protonato che è un ottimo gruppo uscente, quindi il carbocatione si forma con più facilità rispetto agli alogenuri alchilici. Capito bene o no? E poi le regole sono le stesse. Col meccanismo E1 rischio di trasposizione, col meccanismo E2 nessuna trasposizione, eccetera. Vedremo poi quando faremo gli alcoli come si deve, che c'è un'altra possibilità se invece di usare HCl per trasformare gli alcoli in alogenuri, invece di usare gli acidi che danno il problema della trasposizione, ci sono degli altri composti che invece non danno questo rischio e quindi se voglio assolutamente evitare la trasposizione dovrò usare dei composti di fosforo o di zolfo. Chiaro a tutti? Ci sono domande? Perfetto. Perfetto.